Ciao ragazzi, bentornati. Io sono Igor Sardi, trovate un po' tutto su di me sul mio sito www.igorsardi.com. Oggi in questa lezione tornerò un po' sull'argomento tecnica, quindi lasciamo da parte per oggi argomenti teorici, armonici e quant'altro e torniamo a vedere proprio le cose principali che secondo me contano di più per suonare bene il nostro strumento. Oggi parlerò principalmente di mano destra e quindi di esercizi per sviluppare non tanto la velocità quanto acquisire una certa sicurezza, un controllo quando facciamo cose veloci, che è diverso, perché la velocità a fini della musica conta certamente, però se non abbiamo delle basi solide, quindi non ci arriviamo per gradi, rischiamo di voler fare, come si suol dire, gli strafoni per niente, insomma. Allora, innanzitutto io vi consiglio, se non lo avete fatto, di vedere la mia lezione che ho fatto tempo fa proprio riguardo alla mano destra. Dove spiego, tra le tante cose, la tecnica principale che uso io. Ovviamente, come dico sempre, io do dei consigli, poi possono essere ben accetti, possono essere considerate cavolate, eccetera, eccetera. Comunque io principalmente quando devo suonare delle linee più veloci o comunque cose un po' più che richiedono una certa velocità, oppure dei salti di corda abbastanza presenti nel brano, nell'esercizio, utilizzo la tecnica, diciamo, alla Jaco, utilizzata anche da tantissimi altri bassisti, però mi viene in mente lui come fonte di ispirazione principale, quella ovviamente di usare indice, dito indice e medio. Quindi detti primo e secondo dito per alternare il pizzicato, ma tenendo il pollice, principalmente appunto quando devo fare cose veloci, sul pickup al ponte o comunque più vicino al ponte possibile per chi ha altri tipi di basso, e quando suono la corda di Mi resto ancorato col pollice sul pickup. Quando scendo sulla corda di La, di Re e di Sol, il mio indice scende sulla corda di Mi, quindi la corda diventa un appoggio e oltretutto mi evita risonanze quando suono appunto le altre corde. Perché tenendo fermo il pollice sul pickup rischio magari di far suonare involontariamente anche la corda di Mi. Quindi io uso questa tecnica. Quindi scendo sul Mi, c'è anche chi quando va sul Sol scende addirittura sul La. Questo non è il mio caso, però liberissimi di sperimentare e trovare la posizione che vi è più comoda. E con le altre due dita, anulare, minimo, terzo e quarto dito, io vado quando suono Re e Sol. Vado a ancorarmi, diciamo così, sulla corda di La e Mi per un'ulteriore presa. Quindi non so se riesco a farvi vedere il movimento. E queste due dita mi servono appunto anche per evitare risonanze anche della corda di La e anche dire quando suono sul Sol. Quindi praticamente uso tutte e quattro le dita, ovviamente due per pizzicato, le altre due come appoggio e come diciamo stoppatura delle corde che non sto suonando in quel momento. Per sviluppare questa tecnica, io prima ero molti anni fa ero un convinto suonatore di precision, quindi avevo sempre la mano ancorata sul pick-up un po' alla vecchia maniera e non facevo questo movimento, però poi insomma l'ho sperimentato, mi sono trovato bene
è diventata un po' la mia tecnica preferita per la mano destra. Per svilupparla ho fatto all'inizio fatica, nel senso quando sei abituato a suonare tanti anni, sempre più o meno nel solito modo, andare a cambiare totalmente sia zona, diciamo, del basso, quindi cambia già diciamo anche la postura proprio. Insomma, non è semplice, però facendo scale molto lentamente e stando attenti a questi movimenti poi diventa un automatismo, come sempre, come tutte le cose. Basta partire dalle cose semplici, una semplice scala. Facendo attenzione appunto alle cose che abbiamo detto, fino a poi aumentare la velocità, cambiare tipo di esercizi. Fino alle cose più veloci. L'importante è partire dalla base proprio. Secondo consiglio è quello di fare attenzione anche a proprio alternare in un certo modo le dita, ovvero per fare ad esempio una scala, diamo un re maggiore. Io posso partire con l'indice, poi quindi indice medio, indice medio, indice medio, indice medio, oppure posso partire dal dito medio. E in certe circostanze questa cosa fa la differenza. Quindi provate anche a vedere con quale dito vi viene spontaneo partire e provate a invertire, oppure suonare tutto con un dito solo. Cosa molto richiesta nel pop, nelle registrazioni, appunto i brani di musica leggera, dove serve un sound il più omogeneo possibile. Quindi sono andato in do, in re, dito medio. Oppure appunto alternare partendo dal medio. Magari scendere partendo invece dall'indice, pure gli arpeggi. Ultimo esercizio che vi voglio far vedere oggi, uno dei miei preferiti in assoluto, è appunto per la mano destra, per la velocità. Qui fondamentale metronomo, fondamentale partire, darsi anche un obiettivo, perché no, può essere divertente, ma salire gradualmente di velocità, è quello di suonare ad esempio gli arpeggi. Ora vi faccio l'esempio in Do, però sappiate che io odio la tonalità Do maggiore perché tutti i tutorial al mondo sono fatti in Do maggiore. Comunque ve lo faccio vedere un attimo in Do, poi si passa subito a un'altra tonalità. Allora, un esempio può essere quello di partire dalla settima. Si parla di arpeggio di settima, quindi armonizzare la scala di Do maggiore, Do maggior 7, Re minore settima, Mi minore settima, Fa maggior 7, Sol settima, La minore settima, Si semidiminuito settima, Do maggior 7. Se io parto dalla settima di Do e faccio l'arpeggio discendente, quindi di maggior 7, in sedicesimi, due note per grado, diciamo. Poi mi sposto sul secondo grado, quindi sul re minore settima, e risalgo. Poi vado a mi minore settima e riscendo. Alternative, partire dalla tonica del primo accordo e scendere dalla settima del secondo, oppure farli tutti discendenti.
Altra cosa, variare le liteggiature. Se io ora ho fatto queste, ma posso serve anche, oltre a lavorare sulla mano destra, anche a sviluppare sempre di più la padronanza e la conoscenza della tastiera. Variazioni importanti, tonalità, quindi esempio, stessa cosa, però il re, quindi parto dalla settima di re, però re maggiore. Questi esercizi si possono fare anche con le scale, ad esempio, partendo appunto dall'ottava, rimaniamo un attimo in re. E fare tutte le scale modali di re, sempre con questo pattern, con questa ritmica. Oppure anche gli arpeggi di nona, ad esempio. Torniamo un attimo in do, arrivo fino a re, quindi do, mi, sol, si, re, e poi scendo dalla nona di re, quindi la mi. Mi minore, settima, bemolle, nona. Vi scrivo tutto nel PDF. Variate tonalità, variate diteggiature, variate posizioni, inventate, soprattutto inventate, e fate attenzione piano piano se volete inserire questa tecnica della mano destra nel vostro bagaglio musicale, ben venga, quindi però fate molta attenzione e non accelerate i tempi, nel senso date giusto i giusti tempi a ogni elemento che aggiungete. Per oggi è tutto, ragazzi. Per la tecnica farò un altro video breve, però magari indicato un po' per la mano sinistra. Come sempre lasciatemi un commento, una richiesta, qualsiasi cosa qui sotto, e sempre al link qui sotto troverete il PDF con tutta la spiegazione degli esercizi. Ci vediamo al prossimo video.